al Via Teramo la settimana della consapevolezza sull'autismo. Dal 2 al 9 aprile si snoderanno 8 giorni colorati di blu, animati da eventi all'insegna di sport, scuola, lavoro e arte. Un cartellone di iniziative, una delle quali toccherà anche il comune di Roseto degli Abruzzi, pensate da un comitato promotore costituito da varie associazioni del settore e che vede come capofila il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo. Questi eventi si prefiggono lo scopo di educare e di informare la comunità per abbattere il muro del pregiudizio e degli stereotipi che spesso insistono sulle persone con autismo. L'inclusione sarebbe un'opportunità per tutti, per questi ragazzi, lo è? Beh, lo è nella misura in cui noi siamo in grado di accoglierli. E l'accoglienza non è una cosa pellegrina, non basta ricevere delle persone o essere disponibili verso di loro. Accoglienza significa essere con loro, essere per loro. Quindi vuol dire rendersi conto che non sono loro a dover cambiare, ma sono io a dover accoglierli così come sono e a capire come entrare nella loro fortezza inespugnabile. Questa iniziativa che si sta facendo è molto importante perché apre una serie di scenari, sia con la scuola, sia col mondo dell'arte, sia col mondo dello sport. E credo che questo sia fondamentale per cominciare un percorso che prima di tutto è culturale. L'autismo è un fenomeno in continua crescita. L'associazione Autismo Abruzzo attualmente assiste 350 famiglie nella regione. In occasione della giornata mondiale sull'autismo, il presidente Dario Verzulli chiede alle istituzioni interventi concreti e soprattutto a sostegno degli autistici adulti, ricordando che tanti di loro sono stati salvati dalle strutture psichiatriche e che oggi vivono una propria vita sociale. Chiediamo un tavolo di confronto concreto, operativo, chiaro, che possa elencare difficoltà e cercare di dare risposte. Non ci aspettiamo la risposta per domani, ci aspettiamo una programmazione che vada avanti almeno per 5 anni, perché offrire attività lavorative residenziali a ragazzi di 20-30 anni che oggi sono chiusi nelle case, non si fa con poco, però si può fare. E noi abbiamo dato delle piccole dimostrazioni, l'abbiamo fatto all'Aquila con Francesco Liberato Scioli, che oggi studia regolarmente università, l'abbiamo fatto recentemente con il nostro amico Vladik, che si è salvato per miracolo da una struttura psichiatrica residenziale, però è un ragazzo che ha delle competenze inaudite e può essere utile per la società e per la comunità. Quindi lanciamo la sfida alle istituzioni.